La Fortis Arezzo non approfitta del vantaggio conquistato nei primi minuti e addirittura esce sconfitta contro la volitiva Badiagnano che ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Come possibile giustificazione della Fortis si può sicuramente accampare la formazione rimaneggiata nell'organico senza dare demerito ai sostituti che comunque hanno dato il massimo. La partita si sblocca all'undicesimo. Assist millimetrico di Baglioni, tagliata fuori la difesa Valdarnese. Rosadini, solo davanti al portiere, non sbaglia per il gol dell'1-0. Allo stesso minuto della ripresa, il Baglagnano pareggia. Nocentini, il migliore dei suoi, mette alle spalle dell'incolpevole Claudi dopo una pregevole azione personale. Quando la gara sembrava ormai essersi avviata verso l'1 1, a tre minuti dalla fine Nocentini si libera nell'aria piccola di quattro avversari e insacca imparabilmente alle spalle dell'esterefatto capitano della Fortis. Ancora una partita diciamo così, in sofferenza, e nonostante il grande gioco, il risultato del, della partita come, come lo analizza Andrea Maccarini, il preparatore dei portieri. Ma eh, Che oggi era una partita difficile lo sapevamo, del resto insomma, noi siamo in un momento un po', un po' particolare in senso negativo, veniamo da un po' di risultati, un po' troppi risultati negativi e sapevamo ritrovare una squadra che invece è in buona condizione e che soprattutto davanti ha un grosso potenziale e l'ha dimostrato, dimostrato anche oggi. Peccato perché... Siamo passati in vantaggio, abbiamo disputato un buon primo tempo, seppur un po' in sofferenza di gioco, però abbiamo creato le nostre occasioni, siamo passati anche in vantaggio. Poi loro hanno trovato due reti insomma, che, che ci hanno penalizzato forse anche un po' troppo vista, vista la partita, perché non è stata sicuramente una bellissima partita, ma magari forse il pareggio era il risultato più giusto. Risultato giusto e meritato secondo Matteo? Secondo Matteo sì, perché secondo me la squadra si è comportata bene, è stata bene in campo sotto tutti i punti reparti, ha avuto solo una disattenzione nell'arco dei primi 7-10 minuti del primo tempo dove è andata sotto, dopo però ha saputo diciamo, rialzarsi e tenere bene il campo e sfruttare le occasioni. Alla fine, a 5 punti dalla fine, dopo tanti sforzi, la squadra è riuscita a portare a casa i, i tre punti che ci permettono di stare tranquilli e di andare avanti nel proseguo del campionato.